Siamo in perfetto orario, buongiorno a tutti. Oggi cominciamo, abbiamo la finestra dell'addome, che è una finestra molto complessa del progetto Specializziamoci Insieme. Abbiamo degli illustri esperti e l'apripista è il professor Giancarlo Mansueto, che è ordinario a Verona e direttore della cattedra di radiologia a Verona. È l'erede di una grandissima, ragazzi, tradizione veronese sull'imaging addominale, e quindi sicuramente avremo il piacere di sentirlo sull'imaging delle vie biliari. Prego, Giancarlo. Grazie Alessandro delle belle parole di introduzione e per me è anche un'emozione parlare di vie biliari. Vie biliari devono avere una piccola premessa anatomica, un ricordo dei nostri momenti di studente, ricominciando dal lobulo epatico classico e ricordando che gli epatociti sono organizzati in lamine, separati da canali vascolari che sono i sinusoidi. Canali vascolari iperspecializzati, sono dotati di cellule contrattili, le cellule stellate, hanno un sistema difensivo immunitario particolare, sostenuto dalle cellule di Kupffer. E in questa lamina iniziano le vie biliari. Dobbiamo cominciare a considerare le vie biliari già quando inizia la secrezione biliare tra epatocita e epatocita. Non esiste ancora un epitelio biliare, ma già è un condotto. È il canalicolo biliare o capillare biliare dove si raccoglie la bile. E il contenitore, la via, è data dall'epatocita stessa. A un certo punto, avvicinandosi allo spazio biliare, abbiamo le giunzioni dei canalicoli biliari. Si connette la via biliare che è fatta da epatociti con la via biliare che inizia ad essere costituita da colangiociti. Colangiociti particolari perché è un epitelio piatto, non ancora rivestito di connettivo. Dopo i colangioli o dutti intralobulari iniziano i veri e propri duttoli poliportali, periportali o canali di Herring, che sono circondati da connettivo e hanno un epitelio colonnare in cui iniziano ancora senza ghiandole, ma dove abbiamo una componente connettivale fino al dotto biliare vero e proprio. Epitelio colonnare, piccole ghiandole se cernono mucina e connettivo. La visione tridimensionale forse inizia a essersi più familiare e dobbiamo ricordare appunto i colangioli intralobulari, gli interlobulari e la via biliare vera e propria, quella con la sua parete, con un connettivo. Possiamo vedere l'organizzazione che ricordiamo più facilmente è quella del lobulo epatico classico, in cui abbiamo il vaso portale e il flusso verso la vena centrolobulare. Per le vie biliari bisogna tenere in considerazione che la bile scorre al contrario rispetto sia al flusso portale che al flusso arterioso. E la sua distribuzione, la conversione è rara, in altre parole, i colangioli intralobulari sono rari al centro dell'ovulo e diventano sempre più numerosi, si connettono a diventare veri e propri colangioli interlobulari sino alla conversione nella via biliare vera e propria. È in questo spazio che poi si gioca tutto quello che è la fisiopatologia del littoro, la traslocazione batterica, l'infezione, l'edema del fegato.
Per completezza, ricordiamo che anche la vascolarizzazione epatica non si distribuisce come quella portale, ha lo stesso flusso, ma l'ossigeno è maggiore alla periferia dell'obulo e decresce verso la vena centrolobulare, e le funzioni che hanno questi epatociti in questa posizione sono diverse per quanto riguarda la secrezione biliare rispetto a quelli verso la vena centrolobulare. Oggi tratteremo solo la via biliare escludendo la colecisti. La caratteristica principale, che forse poi ci spiega tutto quello che noi vediamo nella via biliare, è che abbiamo un epitelio ghiandolare colonnare vero e proprio, tessuto connettivo ricco di fibre elastiche e scant muscle. Abbiamo una muscolatura, fibre muscolari rade e discontinue. E questo spiega al di sotto delle quali ghiandole mucipare. Questo spiega perché la via biliare, in pratica, l'unica reazione che ha è quella di dilatarsi, che è quella che poi vediamo all'imaging. L'unica componente muscolare che ha la sua dignità è quella nello sfintere di Oddi, organizzata prima singolarmente e poi in comune col dotto di Wilson. Questo distretto era... anni fa, particolarmente importante per lo studio delle distenesie, della stenosi dell'Oddi e di patologie funzionali. Ha perso grande importanza in radiologia perché ormai funzionali, non funzionale, il trattamento è sempre la sfinterotomia, che ha tolto un po' la poesia a questo tipo di problemi della via biliare. Facendo un piccolo riassunto, abbiamo che con le metode di imaging, considerando la radiologia convenzionale, quindi l'energia delle radiazioni elettromagnetiche, gli ultrasuoni, ancora radiazione e fotoni X, la risonanza magnetica e i fotoni X, potenziati dalla invasività, dall'RCP e dal PTC, abbiamo che nella... quando consideriamo l'anatomia umana normale, è praticamente invisibile alla radiologia convenzionale, intravediamo qualcosa con gli ultrasuoni, con la TAC, con la risonanza magnetica abbiamo una visualizzazione perfetta dell'anatomia delle vie biliari in condizioni di normalità. E questo è molto importante, e i radiologi dovrebbero considerare della grande potenzialità dello studio dell'anatomia delle vie biliari, cosa che vedremo nel proseguo della lezione. Altra cosa che possiamo vedere della via biliare è la presenza di aria, che è possibile vederla con tutte le metodiche, e poi nella semeiotica delle vie biliari la cosa più importante è la dilatazione, che ovviamente non si può vedere con le radiazioni, si può vedere con tutte le metodiche che utilizzano scansioni, ma certamente la principale è l'ecografia, che è veloce, rapida e permette di fare diagnosi di itero ostruttivo rapidissimamente. Quando poi abbiamo identificato la dilatazione, di andare a cercare la causa, dobbiamo conoscere, e le vedremo, esistono dilatazioni senza ostruzioni, e qui per lo studio probabilmente la risonanza o l'aspetto invasivo sono quelli che hanno più potenzialità, la dilatazione conseguente alla ostruzione endoluminale, va bene, anche qui trova la metodica più adeguata nella risonanza magnetica, e la dilatazione invece con l'ostruzione da causa extraluminale, in cui praticamente fanno la parte del leone l'attacco e la risonanza. Cerco di spiegarmi meglio. L'anatomia normale possiamo vedere che in ecografia le vie biliari intraepatiche non sono visibili. Possiamo intravedere la colecisti, e devo dire che i miei specializzandi non hanno fatto una visione tipica del coledoco all'incrocio con l'arteria epatica, quindi accontentiamoci della colecisti. Per quanto invece riguarda la TC, abbiamo la possibilità di intravedere il confluente
in condizioni di normalità e quindi il colesterolo intrapancreatico. Ma se non vi è dilatazione, la visualizzazione è veramente povera. Qui abbiamo invece la colangere M. È molto importante la colangere M, perché è un esame non invasivo che si permette di visualizzare l'anatomia del confluente biliare. E come potete vedere, è normale nel momento in cui il settore anteriore destro e il settore posteriore destro confluiscono a formare il dotto epatico di destra, mentre il sinistro di solito è unico. Ma questa conformazione, lo vedremo più avanti, ha una frequenza nella popolazione normale, un'incidenza del 57%. E con risonanza possiamo vedere configurazioni di questo tipo. Abbiamo una triforcazione. Oppure, altra variante molto frequente, il dotto epatico per il settore posteriore destro confluisce nel dotto di sinistra. Se queste varianti, come poi le varianti di posizione del cistico, sono molto importanti in chirurgia epatobiliare, e la loro conoscenza, descrizione preventiva ha una grossa importanza nel limitare gli incidenti anche in interventi frequentissimi come la colicistectomia. E l'anatomia delle vie biliari è visualizzabile, al confluente perfettamente con la colangio RM. L'aria delle vie biliari è un classico, la diagnosi più bella, che ovviamente era più affascinante con la radiologia convenzionale. La presenza di areobilia, potete vedere che qui ovviamente va verso l'alto perché l'aria è la parte più leggera, posizione antideclive, anche il coledoco sale verso l'alto rispetto al fegato, quindi si raccoglie, possiamo vedere il calcolo e diagnosi classica di ileo biliare con fistola. Qui non c'è ileo, c'è solamente la fistola con il cisto duodenale. La presenza di aria delle vie biliari indica che c'è una comunicazione tra la via digestiva e le vie biliari. Come si dice, la chirurgia ha tolto un po' di poesia a questo segno, perché nella grande maggioranza, perché ha tolto un po' di poesia, perché all'attacco è facile vederlo, ma anche in un radiogramma dell'addome, in un paziente giovane, potete vedere, in posizione supina, è possibile vedere la presenza di areobilia, che disegna il coledoco al passaggio con l'epatico comune, le pareti delle colecisti e in proiezione retta l'aria sempre verso l'alto, il livello idraereo in una colecistite enfisematosa con fistola. La chirurgia è molto diffusa, la palliazione ai giorni d'ossa, però quando non vi è clinica e vi è aria nelle vie biliari, la causa principale è un intervento chirurgico, che può essere uno stent, può essere un'anastomosi biliodigestiva, oppure anche la semplice sfinterotomia, in particolare se eseguita non molto tempo prima della TC. Ma ritornando al segno principale, noi ci imbattiamo nella pratica clinica con le vie biliari nel momento in cui, in presenza di clinica o in assenza di clinica, all'ecografia si visualizza una dilatazione delle vie biliari. Questa dilatazione può essere anche in presenza senza un'ostruzione. E a questo alludo alle cisti dei dotti biliari, che sono state classificate da Todani in cisti del coledoco, in diverticoli cisti comunicanti con la via biliare, il tipo 2, coledococele, dilatazione allo sbocco in duodeno, cisti fusiformi che interessano sia le vie biliari interepatiche che le vie biliari extraepatiche, cisti
e con le epocele del quarto B e infine le cisti diffuse in entrambi dei miei sistemi che sono definite come malattia di Caroli. Il tutto deriva dal fatto che il fegato è un organo molto complesso e nella cellula staminale totipotente la colecisti e il fegato dall'intestino superiore si organizzano insieme alle cellule di origine mesotermica in un sistema abbastanza complesso. La differenziazione è un gettone in cui, di mesoderma in cui si penetrano le cellule endoteliali ed epiteliali e debbono organizzarsi. Le malformazioni che abbiamo visto prima sono dovute al fatto che l'endotelio si organizza insieme al mesenchima portale e intorno alla 12ª settimana abbiamo solo epatoblasti. Poi gli epatoblasti si differenziano in un cordone di cellule di colangiociti. I colangiociti si organizzano via via in particolari diverticoli, regrediscono, rimangono solo epatociti e vie biliari. La mancanza di questo coordinamento comporta le malattie malformative che sono geneticamente determinate, che sono l'atresia delle vie biliari, la malattia di Caroli e le cisti del coledro di cui abbiamo prima parlato. Questo fa anche, come si può dire, pensare alla complessità della strutturazione di quello che è l'apparato digestivo alto, in quanto nel proseguo della vita dobbiamo pensare che nelle vie biliari è un continuo col dotto di Virsum, è un continuo con le cripte di Lieberkuhn, in cui abbiamo elementi totipotenti che possono evolvere in epatociti, in colangiociti o in cellule acinari o cellule del dotto di Virsum. Dopo questa premessa, che cosa succede in presenza di cisti del coledro? A volte sono asintomatiche, ma il flusso rallentato e la stasi biliare col progredire del tempo possono comportare sovrainfezione, subittero ed in particolare la possibilità che nel tempo la dilatazione evolva verso la degenerazione neoplastica. Qui abbiamo alcuni esempi e anche come si è semplificato il nostro lavoro. Qui vediamo il corpo del pancreas, la coda e nel ligamento epatododenale questa cisti. Però che non è una cisti è stato dimostrato rifacendo l'attacco dopo colangiovirsumografia. La cisti si è riempita e qui la colangiografia peroperatoria, vedete, con un foley nel fondo della colangiocisti, ci evidenzia perfettamente una cisti del coledoco tipo 1 di classificazione di Todani. Quindi l'esame un po' complesso, vecchio, ai giorni d'oggi potete vedere che abbiamo sempre una cisti in adiacenza alla via biliare principale, la colangiografia ce l'ha evidenzia meglio con i suoi rapporti, ma per dire che è una cisti del coledoco dobbiamo dimostrare la comunicazione e in questo caso non è necessario fare la Virsum o la contrastografia perché utilizzando mezzo di contrasto epatospecifico ai controlli tardivi vedete che la nostra dilatazione che poteva essere una cisti in verità comunica e vedete il livello idraemio del mezzo di contrasto. Cisti di Todani tipo 2. Infine un esempio classico di malattia di Caroli sensoriale al lobo di sinistra, vedete un paziente anziano, cirrotico, affetto da colangiocarcinoma, ma senza colangiografia possiamo vedere questa mancata fusione nel momento dei due elementi e durante la differenziazione di epatociti e colangiociti e via biliare e via biliare e quindi intestino.
Dopo le situazioni in cui abbiamo dilatazione senza ittero, a meno che non vi sia sovraindizzazione e complicanze, la situazione più classica di richiamo alla clinica delle vie biliari è l'ittero. L'ittero è una situazione clinica particolare. Nel momento in cui ci parliamo di ittero ostruttivo, abbiamo l'accumulo di metaboliti dell'emoglobina, della bilirubina, che anche se coniugata non riesce a raggiungere il duodeno perché vi è un'ostruzione. Il fatto che non raggiunge il duodeno comporta l'interruzione anche della passaggio dei sali biliari in duodeno e del riassorbimento dei sali biliari, che diminuiscono nell'intestino e aumentano nel compartimento nel compartimento ematico. Tutta questa situazione comporta una tossemia che comporta sovraccarico del sistema renale, diminuzione della funzionalità cardiaca per cardiotossine che agiscono anche a livello del miocardio. Alla fine abbiamo l'ipotensione e l'instaurarsi della sindrome epatorenale con insufficienza renale. Riassunto: steatorrea, malnutrizione, carenza di sali biliari, insufficienza epatica, insufficienza renale, traslocazione batterica, complicanza dell'ittero, la colangite, e poi situazione di caduta delle difese immunitarie, in quanto i sali biliari non mantengono un'adatta flora batterica, e l'instaurarsi quindi di immunodeficienza, deficit conseguenti alla carenza di assorbimento delle vitamine liposolubili. Dal punto di vista clinico diagnostico è importante, e cercherò di provarvelo, distinguere tra l'ostruzione con la dilatazione con ostruzione distale e da quella prossimale. Iniziamo da quella distale. Nell'occlusione distale abbiamo una situazione in cui l'ittero è sicuramente trattabile in maniera agevole e veloce per via endoscopica, ma l'ittero è sì una situazione clinica pesante, ma la sua correzione prima di una diagnosi definitiva comporta delle grossissime difficoltà e successive in indagini con imaging, in quanto gli stents in plastica o i metallici impediscono di usufruire di tutte le potenzialità delle nostre metodiche. Ed anche la fibrosi e dell'infiammazione che loro comportano interferiscono addirittura con la lettura delle biopsie. Quindi so che in alcuni centri il trattamento dell'ittero per via endoscopica è fatto in urgenza. Vedremo dopo quando è urgente, ma in una situazione di iperbilirubinemia e di ittero senza febbre, senza dolore, è più importante completare la diagnosi prima di trattare l'ittero, perché gli svantaggi che si hanno trattandolo con protesi e metallo sono maggiori, in quanto le cause possono essere benigne e maligne, ovviamente, ma non sono solo la calcolosi e il cancro del pancreas e la neoplasia. Esistono delle situazioni infiammatorie che devono essere diagnosticate e che anzi il loro trattamento prima della diagnosi comporta un decorso peggiore della malattia stessa. Quindi, prima di trattare bisogna completare l'interdiagnostico. Tra l'altro potete vedere che le stenosi infiammatorie biliari possono essere in diagnosi differenziale col colangiocarcinoma, ma anche la pancreatite autoimmune può creare difficoltà di diagnosi differenziale con alcuni adenocarcinomi del pancreas.
Diagnosi, in altre parole, se il paziente non ha una protesi da lungo tempo, non ha stent, la diagnosi di pancreatite autoimmune è molto più semplice che complicata dalla presenza di uno stent. Quindi, completamento della diagnosi, ecoendoscopia, biopsia nelle lesioni e nelle ostruzioni basse, e poi trattamento che sarà diverso nell'ittero se ci troviamo di fronte a una patologia benigna o una patologia maligna. La più sperabile in presenza di ittero di causa è ovviamente la calcolosi. La calcolosi può essere vista con tutte le metodiche panesploranti, ma per quanto riguarda l'ecografia, la presenza di una finestra ideale non è sempre possibile, perché proprio nel paziente enterico il dismicrobismo intestinale comporta sempre la presenza di meteorismo. L'unico modo per usufruire dei vantaggi dell'ecografia nella diagnosi dei calcoli sarebbe l'approccio endoscopico, che addirittura è superiore alla colangiografia ascendente, ma ovviamente è un esame invasivo e che non è possibile espletare in tutti i centri. L'ATC, come la radiologia convenzionale, può evidenziare i calcoli biliari solo se la componente calcica è presente, e sappiamo che i calcoli della colecisti sono calcifici solo della via biliare solo nel 20%, quindi non è la metodica di elezione per la ricerca dei calcoli. La metodica di elezione ovviamente è la colangio RM, che deve essere eseguita in maniera diffusa, permette di evitare di andare al successivo, di riservare alla colangio virtuosa, all'ascendente, solo il compito terapeutico, perché ricordiamo che è sempre la metodica invasiva con possibilità di complicanze. La visualizzazione del calcolo nella colangio RM nelle sequenze T2 è abbastanza agevole anche per calcoli di piccole dimensioni. Ricordiamoci però che i calcoli possono essere trattati sì con approccio endoscopico, ma in situazioni anatomiche oramai non più frequenti, ma in pazienti che hanno sottoposti a BRO2, la rimozione dei calcoli può essere fatta con gli stessi principi della colangio RM, dell'approccio endoscopico. L'approccio è percutaneo, dimostrerò più avanti che non vi è una differenza di invasività, non vi è differenza tra le complicanze indotte dall'approccio percutaneo da quello endoscopico. Quindi, in presenza di calcolosi della via biliare principale, è possibile eseguire l'accesso o eseguire la biopsia in sede di papilla, procedere alla sfinterotomia con palloncino, e poi, catturando i calcoli, potete vedere con una manovra di spinta, con un palloncino dedicato, non è quello della sfinterotomia, vedete il calcolo che viene spinto in duodeno. I calcoli delle diramazioni possono essere cercati, e qui vedete quello che a me preme e sottolineare. A differenza dell'approccio endoscopico, in manovre complesse sulla via biliari, l'approccio radiologico permette di lasciare in sede un drenaggio della via biliare funzionante e controllabile, a differenza della protesi endoscopica, che nel momento che si occlude per coaguli o per detriti espone al paziente al rischio di colangite acuta. Perché ricorrere sempre alla metodica, all'imaging, prima di qualsiasi intervento di tipo endoscopico? Perché chiarisce in maniera, individua la causa dell'ostruzione. Qui siamo in un'ostruzione
a livello del cistico. La diagnosi radiologica è, come si può dire, spiega il quadro clinico. Il paziente ha dolore a ittero e la causa è un calcolo indovato nel cistico che chiude l'epatico comune. Sindrome di Merizi. Ottenuta la diagnosi, terapia per raffreddare l'infezione se presente, chirurgia. Il fatto di sottoporre per fare questa diagnosi ad una colangiografia ascendente comporta che il mezzo di contrasto per visualizzare risale, lo scarico può essere difficoltoso e quindi può addirittura complicare il quadro clinico del paziente. Tra le cause di, sto parlando degli ostacoli, dilatazione, ostruzione endoluminale, si conclude con evenienze rare di ostacolo endoluminale, ma diagnosticabili, che sono la possibilità di polipi, di papillomi diffusi del colendoco, che sono intuibili, in questo caso alla colangio RM, e dimostrati successivamente dall'ascendente in questa papillomatosi diffusa della via biliare del colendoco e delle vie biliari del confluente, che è una lesione preneoplastica che di, tra l'altro, di difficile soluzione terapeutica. Parlando di ostruzioni extraluminali, a questo punto, come si può dire, è vero, in una grande quantità di casi, anche la presenza di protesi non può complicare la diagnosi, ma devono essere casi macroscopici. Qui vediamo un tumore mucinoso con gettoni cellulari che indicano che è già degenerato in risonanza magnetica, e l'immagine classica del carcinoma del pancreas inoperabile con infiltrazione della vena mesenterica superiore, dilatazione della colecisti. Qui abbiamo completato la diagnosi. Nel caso della se vi sono le localizzazioni secondarie, possono essere diagnosticate, e questo paziente sappiamo che andrà alla palliazione per via endoscopica, perché è più agevole da sotto e non ha il drenaggio esterno, ma ha completato il suo iter diagnostico e gli abbiamo dato tutta la sua possibilità. Ma in evenienze di neoplasie piccole, il fatto di avere una diagnosi precisa prima del trattamento ci dà, permette di dare tutte le chance al paziente. In questo caso potete vedere come la colangio RM localizza l'ostruzione in sede distale e obiettiva la presenza di un ampulloma. E quindi il planning può essere attuato. Il paziente, se non ha una iperbilirubinemia troppo elevata e non è integro da tanto tempo, può andare direttamente al tavolo, perché andrà sicuramente meglio di un paziente drenato in cui l'incidenza di infezioni è maggiore. E qui vedete nella stessa situazione, in un'indagine TAC seguita, l'ampulloma obiettivato che determina l'ostruzione della via principale. I problemi di diagnosi possono esserci nel momento in cui le lesioni sono piccole, resecabili, e in questo caso con RM la lesione alla testa del pancreas che determina la occlusione. Questo orienta per colangiocarcinoma, perché vediamo la massa, scusate, per adenocarcinoma del pancreas, perché vediamo la formazione espansiva. In questo caso la formazione la intuiamo, vediamo la iperdensità della parete del coledoco. Nelle coronali possiamo vedere l'interruzione breve, il dotto di Virsum che parrebbe intero, quindi qua ci orientiamo per un colangiocarcinoma. È importante questo relativamente, perché colangiocarcinoma e adenocarcinoma del pancreas
dal punto di vista della risposta al trattamento chirurgico e all'eventuale chemioterapia, si comporta in maniera praticamente sovrapponibile. Questa è una flowchart del 2014, non è radiologica, però vedete come si dice, quello che sto cercando di dire, cioè di completare la diagnosi prima di eseguire qualsiasi manovra di tipo terapeutico e anche bioptico sulla papilla, complicato, è sconsigliato. Prima bisogna completare la cross-sectional imaging study, sia che vi siano masse, sia che non vi siano masse. Quando abbiamo il quadro completo, si può passare all'endoscopia, ai polisomi, al controllo dell'immunoistochimica, ovviamente al CA19-9 e alla presenza di IgG4. Presenza di IgG4 che orienta verso possibile diagnosi in cui l'imaging, come si può dire, risolve problemi grossi in un unico tempo, in quanto qui in questa immagine di risonanza, ma potrebbe essere anche in fondo una TC, evidenziamo la presenza della dilatazione delle vie biliari. La colangiocarcinoma ci evidenzia la stenosi sia del virus che del coledoco, ma il pancreas è edematoso in toto. Nelle sequenze di diffusione non vediamo restrizione. E cosa vediamo? Siamo fuori dall'apparato digerente, vedete, abbiamo un coinvolgimento infiammatorio renale. Lo vediamo contemporaneamente. Anche se non avesse fatto le IgG4, qua siamo di fronte a una malattia sistemica, in questo caso colangite, pancreatite e nefrite da IgG4. E il fatto di non trattare, mettere le protesi, non mettere stenti metallici per trattare l'ittero, comporta, qui vedete, prima del trattamento, l'ingrandimento della testa del pancreas, dopo il trattamento, prima del trattamento, la colangite, la colangite, e dopo, ovviamente, le due sequenze sono le seguenti, dopo il trattamento cortisonico, la risoluzione almeno temporanea del quadro infiammatorio. Quindi, nelle occlusioni distali, il trattamento dell'ittero è facile, ma deve essere posposto al completamento della diagnosi. Andiamo a vedere adesso le ostruzioni a livello ilare. Le ostruzioni a livello ilare. In questo caso, dal punto di vista pratico, anche all'ecografia, vedremo dilatato dall'ilo in su e non dilatato e non masse a livello distale. Qua però bisogna tenere in considerazione globalmente questa situazione, che nelle ostruzioni nell'ittero da chirurgico, da ostruzione alta, il trattamento dell'ittero è complesso. Che un trattamento incompleto comporta l'instaurarsi matematico della colangite, che complica in maniera determinante l'iter clinico del paziente. Anche in questo caso, anzi, maggiormente in questo caso, la presenza di stent, di materiale all'interno delle vie biliari, complica la diagnosi con le metodiche di imaging e complica la diagnosi ai prelievi biottici. Quindi anche in questo caso deve essere completata l'indagine, perché a fronte di patologia maligna, alcune delle quali facilmente diagnosticabili con l'imaging, va bene, abbiamo anche situazioni di benigne,
debbano essere diagnosticate e trattate in maniera congrua. Quindi completamento, biopsia, terapia. Qui abbiamo un esempio tipico. Questo è successo nel mio ospedale, quindi è una pratica diffusissima. Vedete, alla colangio RM, paziente con indici di colestasi alterati, indici di infiammazione mossi, ovviamente l'ecografia ha visto la dilatazione dei biliari del sistema di sinistra, paziente giovane, colangio RM, dilatazione delle vie biliari dell'emisistema di sinistra, difetti di riempimento, vedete la colangio RM. Qua. E poi la morfologia, vedete che abbiamo tratti stenotici, un affinamento che non è armonico, tipico della via biliare normale. Quindi è una via biliare alterata. Prima manovra, endoscopia. Allora, cerco di, non vorrei essere noioso, ma mettere un palloncino, iniettare contrasto a pressione che va a monte di una stenosi in cui ci sono dei calcoli, vuol dire determinare in maniera matematica l'insorgenza di una colangite importante. E difatti accesso percutaneo per risolvere la colangite. A questo punto non era meglio cominciare subito con l'accesso percutaneo? Con l'accesso percutaneo si possono fare le stesse cose, dilatare la stenosi, dislocare i calcoli, e si possono fare le biossie in sede distale e in sede prossimale. In questo caso la diagnosi finale, istologica, è stata di colangite orientale, una patologia infrequente ma che poteva essere diagnosticata con un iter reso meno acuto dalla insorgenza di una colangite con triade di Charcot. Dolore, febbre e iter. Abbiamo escluso con le colangiti infiammatorie, andiamo alle diagnosi semplici. Nelle ostruzioni a livello perilare, la visualizzazione delle vie biliari intraepatiche, la cancellazione del confluente, va bene, se una volta facendo la colangiografia, il fatto di non vedere il cistico in presenza di colecisti e a diagnosi di cancro della colecisti. Non è cambiato niente, c'è solo la macchina più importante e l'approccio meno invasivo, ma questo è patognomonico di un cancro della colecisti, quindi il paziente andrà alla palliazione. Questo è un esempio del tutto analogo più esteso. Abbiamo anche l'ipervascolarizzazione all'ATC e il calcolo dentro il cancro. Questo paziente ha preso tutto l'ilo. È un carcinoma della colecisti, andrà alla palliazione. Compressione ilare da metastasi, da linfonodi, anche qui TC risonanza, la visualizzazione è perfetta alla colangio RM, la presenza della neoplasia del pancreas e delle metastasi, il paziente va alla palliazione con tutto completato. La palliazione, non siamo nelle ostruzioni basse, siamo nelle ostruzioni alte, giochiamo a scacchi. Bisogna drenare la porzione di fegato, scegliere l'accesso che permette di drenare la quantità di parenchima sano più estesa e non infettare parti escluse che una volta opacizzate andranno in infezione. E quindi OCT prima di, anche per via endoscopica, prima di drenare una ostruzione alta deve essere espletato un planning con CT o con RM e scegliere cosa drenare e scegliere il numero di accessi che sono necessari, perché la palliazione ha una sua dignità, ha una sua importanza. Si lascia il decorso della malattia con il minor numero di sintomi possibili e con qualità di vita, di quali vita maggiore. Abbiamo finito la palliazione ed entriamo in un tema, a mio avviso, importante.
che è la diagnosi e la stadiazione preoperatoria delle altre cause di ostruzione primitiva del confluente biliare, che sono i colangiocarcinomi perilari. Questa è una diapositiva tratta dal congresso giapponese di chirurgia biliare, e ci indica cosa serve il chirurgo per fare un intervento radicale e cosa serve. Serve un bilancio spaziale corretto delle vie biliari e un bilancio spaziale dei vasi che lavorano il fegato per determinare cosa resecare al momento nell'intervento. Perché è importante? Perché il colangiocarcinoma perilare, e ne vedremo degli esempi dopo, nella classificazione di Bismuth dal tipo 1 al tipo 3B, quando è R0, a 5 anni ha una sopravvivenza vicina al 70%. Voi mi dite, ed ha anche una sua spiegazione. Dal punto di vista cellulare è un colangiocita degenerato come quello della distale. Ma nella distale la via biliare, ve la ricordate, ve l'ho fatta vedere all'inizio, epitelio ghiandolare, un po' di fibre elastiche, poca muscolare ed è dentro il retroperitoneo. La diffusione è identica a quella del pancreas. Nel momento in cui è in un dotto, nel dotto epatico comune o in uno del dotto epatico di sinistra, nel momento che tu resechi, sei all'interno della Meissoniana, porti il fegato via, porti via completamente la neoplasia. Quindi l'importanza di una diagnosi accurata di questi pazienti, perché comporta il fatto di dare tutte le chance di cui hanno diritto. Bilancio spaziale. Per i dotti biliari principali, quelli che esenti da malattia, che sono quelli dove si porterà l'anastomosi con l'ansa digiunale, la CTT ci dà informazioni, ma ovviamente gli esami invasivi, la colangio RM e la colangiografia percutanea, sono risolutivi. Per i vasi invece abbiamo che la TC è ancora la metodica su cui affidarsi. E vediamo questi tumori. Colangio carcinoma intraepatico. Potete vedere, la colangio RM ci evidenzia la dilatazione delle vie biliari, che avrà visto anche l'eco. Anche l'eco avrà visto la piccola neoplasia. Probabilmente questo paziente non è neanche eterico, perché ha metà del fegato che funziona, avrà solamente l'indice di colestasi, ma è un paziente resecabile, con una possibilità di sopravvivenza a 5 anni del 70%. Qualcuno scappa. Nella neoplasia del confluente, con la colangio RM, ovviamente non posso dimostrarvi anche tutte le sezioni assiali, però vedete il bismuth tipo 1, la possibilità di fare un bidutto anche nel tipo 2, e poi 3A, quando comporta la resezione del lobo di destra, e 3B, quando abbiamo la resezione. La colangio RM ci permette di assediare la classificazione di bismuth, completata con la TC per la successiva planning preoperatorio. Il drenaggio biliare, questo fatto di dover trattare l'intero subito. Vedete che se deve essere fatta un'epatectomia a destra, il drenaggio biliare non serve praticamente a nulla. Può avere indicazioni quando la patectomia deve essere destra, in quanto in alcuni casi il fegato di sinistra non è sufficiente. Nel momento in cui si asporta il destro, se vi è stato ittero e il fegato è compromesso ed ematoso, si può instaurarsi anche un'insufficienza epatica irreversibile.
Quindi restringiamo ancora le indicazioni a trattare immediatamente l'ittero prima di completare la diagnosi. E la diffusione poi, nel momento in cui andiamo a vedere la grande diffusione di questo tipo di trattamento a livello alto, possiamo vedere che nelle classi a basso rischio abbiamo un 14% di eventi che poi impediscono al paziente di essere operato, che sale al 27% nei bismuth 3B e arriva al 60% nel bismuth 4. Quindi probabilmente è un approccio terapeutico un pelo sovrastimato. Quindi paziente resecabile, drenaggio percutaneo si evita un 14% di insuccesso. Poi in un bismuth 4 la probabilità di andare a drenare quello giusto e di non inquinare e basta è molto elevata. Quindi l'accesso percutaneo dal terzo segmento e drenaggio del lobo di sinistra senza inquinare il lobo di destra. Questa mia sembra quasi... non vorrei aver esagerato, ma il aver completato l'iter diagnostico prima di mettere protesi nel segmento, tra l'altro nel lobo di cui la neoplasia era più avanzata, evita una delle cause di mancato operabilità, cioè la mancanza di risoluzione dell'infezione. Il problema cos'è? Che dal punto di vista di endoscopisti sono molto organizzati, molto, e probabilmente quello che è l'approccio invasivo della radiologia è minoritario, ma confido molto nei giovani in una diffusione dell'approccio immagine guidato, che è un approccio vincente. Questo comincia a comparire, che praticamente è meglio l'accesso percutaneo di quello endoscopico nella letteratura, nella nostra letteratura radiologica, ma anche nella letteratura oncologica. Abbiamo una grossa responsabilità, perché l'accesso percutaneo è un accesso sicuro. Quindi, in situazione, vi ho fatto vedere tutte cose forse anche un po' scontate, ma nella pratica, quando abbiamo dilatazione delle vie biliari, qui vediamo uno strato stenotico serrato, va bene, non abbiamo massa, probabilmente un accesso percutaneo con biopsia e drenaggio temporaneo e poi intervento o dilatazione, il paziente aveva subito una colecistomia laparoscopica, è l'approccio meno pesante per il paziente che accessi di tipo endoscopico. Arriviamo poi all'unica vera causa di urgenza nel trattamento dell'ittero, che può essere sia da occlusione bassa che da occlusione alta, e cioè la colangite acuta, che può manifestarsi con la triade di Charcot, di cui abbiamo parlato, ittero, febbre, dolore al quadrante, il paziente è urgente. Se poi subentrano nella mente di Reynolds i sintomi dello shock settico, confusione mentale, shock settico, ci troviamo di fronte ad una situazione, ad una elevata mortalità. E qui porto un esempio. Questo è un paziente che arriva in pronto soccorso alle 3 di notte, non nel nostro ospedale, e potete vedere edema cerebrale, focolai addensamenti, consolidamenti parenchimali, protesi. Non so se la trasmissione, la tonalità di grigio riuscite a vedere. Potete vedere però che abbiamo nel settore posteriore destro una ipodensità diffusa, la presenza della protesi. Questo paziente era stato trattato con bonifica della via biliare, colicistectomia, posizionata la protesi endoscopica e mandata a casa. Rientra con altragia, febbre, comparsa di intesa di astenia, impaccio della parola e sonnolenza, si recava in PS dove shock settico, intubazione ortracheale e rianimazione.
Questo è l'attacco del mattino dopo, l'ascesso con il contrasto si vede molto, molto meglio, la dilatazione non particolarmente marcata e il dotto per il posteriore destro dilatato. A questo punto endoscopia, senza neanche pensarci. Il paziente è in rianimazione, intubato, endoscopia. Ovviamente si drena il drenaggio, qui vede l'ascesso, vedete il drenaggio percutaneo e viene posizionata la protesi. Già dovrebbe un radiologo che fa il radiologo, dovrebbe già pensare la protesi è a sinistra e l'ascesso ce l'ha a destra. Il paziente non migliora. 14 giorni, migliora perché ha le braccia dilatate su, ma il fegato permane edematoso. Il 19 rifanno l'endoscopia, ritolgono la protesi, rimettono la protesi e siccome il paziente non migliora, rifà la TAC. E già a questa TAC abbiamo la risposta. Il mezzo di contrasto rimane su, ristagna. L'infezione non andrà mai via così. Mettendo tubicini da 7 French nel colino. A questo punto trasferito e comincia il trattamento, comincia a essere curato. Purtroppo durante il trattamento cercherò di spiegarvi. Qui siamo in visione fluoroscopica, vedete l'ago di Ciba, l'opacizzazione delle vie biliari dell'emisistema di sinistra, i difetti di riempimento e la calcolosi intraepatica estesa. Va bene. La protesi. Siamo in obliquo anteriore destra. Vedete il cagnolino della vertebra, va bene? Qui cominciamo a opacizzare di più, questo è il sinistro. Questo cos'è? Non sappiamo ancora, sempre in obliqua perché in altero posteriore era tutto sovrapposto. Concludiamo la procedura mettendo il drenaggio ed è già fatto tanto perché è già drenato parecchio fegato. Abbiamo ancora un punto interrogativo, ma è già drenato meglio. Lo rimettiamo diritto e qui cosa vediamo? La riobilia, il drenaggio dell'emisistema di sinistra, la protesi che è in centro fegato e potrebbe essere a destra e il drenaggio percutaneo che è nell'ascesso nel settore posteriore destro. 21, la bile esce dal drenaggio esterno, il paziente migliora il suo stato settico. E cominciamo a pensare, queste sono le variabili della confluenza biliare. Vedete che 60% abbiamo un destro e un sinistro, 12% e poi sono tutte variabili che arrivano all'1%, 1%, 2%. Se spariamo nel mucchio, qualcuno non lo prendiamo. Ritorniamo al nostro caso antero-posteriore. Qua siamo in antero posteriore, sinistro sicuramente, destro sicuramente. Che cos'è questo? Che cos'è questo che comincia a vedersi? E qua vediamo un calcolo che chiude. Siamo in antero posteriore, qui vediamo il fondo dello stomaco con le pliche. Lo mettiamo di nuovo in obliqua. Vedete che questo è posteriore perché vedete che in obliqua anteriore destra si va verso l'esterno, quindi è dietro. A questo punto, vedete la freccia, accesso a questo dotto che è un dotto segmentale, quello che era chiuso dal calcolo e che la protesi addirittura comprimeva di più. Questo dotto che aveva il punto interrogativo in obliquo anteriore destra si svolge ed è il dotto posteriore destro, quello dell'ascesso. E questo invece è il resto, l'anteriore destro. Abbiamo finalmente in mano l'anatomia delle vie biliari, allora si può trattare. Alla cieca che cosa vuoi fare? A questo punto vedete cateterizzato il dotto segmentale, questo è la guida del posteriore destro che è matematico, tu la spingi avanti e dove va a finire? Va a finire nell'ascesso. Escopia ragazzi, fate radiologi, non è che sono solo fette, no? Siamo in scopia, quello è andato dietro e è andato nell'ascesso. Abbiamo già il PIG, si toglie il PIG, si mette un introduttore, nell'introduttore un laccio, la guida che viene da sinistra,
dall'approccio percutaneo sinistro, viene portata all'esterno e a questo punto abbiamo drenato il posteriore destro, abbiamo drenato il sinistro, abbiamo drenato il dotto segmentale. Se per non rimandarla a fare l'endoscopia gli togliamo la protesi, va bene, e a questo punto abbiamo l'anatomia del paziente. Destro, sinistro, posteriore destro che va nel sinistro e dotto segmentale. Qui siamo alla fine con la sua anatomia svolta e questo è il controllo ad un anno in cui abbiamo la risoluzione, si è perso un po' di fegato del quadro. Quindi, concludendo questa lezione, il trattamento dell'ittero deve essere fatto nel momento in cui si ha la diagnosi. È il primo momento terapeutico, ma deve essere fatto al momento giusto. Il drenaggio biliare deve essere sempre preceduto da una metodica planning-curante. Non è una presa di posizione. Il aver fatto un planning corretto condiziona successo clinico, aspettativa di vita e qualità di vita del paziente. Perché le colangiti, credetemi, sono evenienze cliniche molto pesanti per il paziente. Non vi è indicazione al drenaggio in emergenza dell'ittero, se non in presenza di colangite acuta con triadi di Charcot. Nell'ostruzione perilare l'accesso è percutaneo. Concludo con questa lezione ricordando tra l'altro che la radiologia delle vie biliari, la scuola italiana è veramente prestigiosa e ha avuto certamente nel professor Carbini quello che l'ha iniziata. E le radici della scuola italiana sono profonde, perché per molti voi giovani non sapete chi sono queste persone, ma questo è il professor Pistolesi, che da Padova è venuto a Verona e ha iniziato la scuola veronese. Abbiamo il professor Fugazzola, suoi aiuti, il professor Gandini di Torino. Se io parlo con qualsiasi radiologo italiano, se dico colangiografia percutanea, mi dice Okuda, Abudziba. Però ricordatevi che questo è un lavoro tedesco del 1960 e la prima colangiografia percutanea è stata fatta a Padova. Io sono. A posto. Io avrei concluso, non vorrei fare molto lo spiritoso dicendo che il tempo era 40 minuti sono tanti. Ho parlato delle vie biliari prima della chirurgia. Come radiologo vi è una importante diagnostica imaging anche nelle immagini delle vie biliari dopo chirurgia, con tutto il problema delle fistole biliari, della sepsi post-chirurgica. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie infinite Giancarlo, una bellissima lezione, ma soprattutto un messaggio molto chiaro ai nostri specializzandi. Mi è piaciuto molto il tuo accenno quando hai smarcato, in un certo senso, l'aggressione da parte degli endoscopisti, e più di una volta ripetuto l'accesso percutaneo è un patrimonio della radiologia. Hai fatto vedere Gandini, a cui tutti noi qui in Piemonte siamo affezionatissimi, e il tuo maestro. Speriamo che i giovani radiologi che ci hanno sentito oggi non se lo lasciano pure scappare, perché il rischio è quello. Lì dove non ci siamo noi ci sono gli altri. E quindi questo è davvero un grossissimo messaggio culturale che hai dato. Se mi consenti, volevo chiederti un paio di cose, se hai un attimo di tempo ancora. Innanzitutto ho visto all'inizio proprio un'ecografia con un box Doppler delle vie biliari, in cui si vedevano le vie biliari, ma poi tu la utilizzi questo box Doppler, oppure era soltanto un'iconografia?
Era un'immagine di fegato con un semplice color Doppler, non era, e per lo studio delle vie biliari, l'ecografia, usiamo il B-model normale, nessun tipo di artificio. Un'altra cosa che ti dico, che ti volevo dire, è questa. Hai giustamente mostrato, no? Colangio e RM, che ci hanno in un certo senso stravolto l'imaging. Ma quante volte, dopo aver fatto un RM, una colangio RM, per le patologie in genere delle vie biliari, hai necessità di ricorrere alla TAC in un ipotetico iter diagnostico? Allora, le due le due metodiche, a mio avviso, sono come un sandwich, un panino sovrapposto. Si può tranquillamente fare meno, o fare una o l'altra, non è necessario fare tutte e due. Il problema è solo rispondersi a tutte, se farsi delle domande nel momento in cui si studia una via biliare, sia per quanto riguarda la natura dell'ostruzione e soprattutto per il bilancio spaziale. Nel momento in cui ti sei risposto e hai oggettivato la natura della neoplasia con la TC, hai un bilancio spaziale per quanto riguarda vie biliari, per quanto riguarda vasi completi, non è necessario fare la RM, assolutamente. Il problema dell'RM è che la colangio RM per me è una metodica, un'immagine che ha moltissime informazioni e che molte volte, in maniera diplomatica non dico il perché, ma andrebbero viste tutte, comprese le varianti della confluenza biliare, perché ricordiamoci, quando vi è variante e il cistico è vicino alla variante, anche interventi come la colcistectomia possono esitare in disastri. No, ma giustamente quello che dici, perché è un messaggio che vorrei dare ai ragazzi, anche questo. Le varianti nelle vie biliari è un grosso problema anche della diagnostica colangio-RM. Perché quando c'è una sovrapposizione dei vari dotti, si crea quel vuoto di segnale da compressione o da sovrapposizione che sembra un fluvoide, addirittura a volte un'ipointensità, e ci può trarre in inganno, una trappola diagnostica. Però purtroppo non tutti sono maestri come te a conoscere tutte quelle varianti, e quindi questo è un grosso problema. Allora, come si può dire? Per il professor Pistolesi, ma anche per il professor Gandini, non esiste la radiologia interventistica e non esiste la radiologia diagnostica. La radiologia è una sola, perché nel momento in cui tu fai una diagnosi giusta, è un'arma difensiva del paziente, è una terapia. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Il fatto di... il problema è che per risolvere il problema diagnostico o terapeutico, l'anatomia delle vie biliari deve alla fine tornare come un conto matematico. Se non torna, c'è qualcosa che non va e hai sbagliato qualcosa. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Alessandro, è veramente faticoso fare le lezioni online, almeno per me, perché manca proprio, quell'empatia, no? E quindi vedo questo monitor, vedo te che sorridi, però il segnale umano non arriva. Però ti posso assicurare che sono contento che stai soffrendo questo momento, perché per noi invece è stato un pomeriggio bellissimo. Abbiamo apprezzato molto, anche a distanza, la tua umanità, il tuo modo di porti. Abbiamo apprezzato molto, tantissimo, chiaramente, la tua competenza, e ci hai dato dei grossi messaggi. Sai, questo progetto di Specializziamoci Insieme
è una specie di testimone culturale che noi ogni settimana diamo a tantissimi giovani italiani che sono il nostro futuro. E quindi io che mi dedico a questo progetto, che passo tutti i martedì con i ragazzi, ti assicuro che questa lezione ci ha dato tantissimo, non soltanto ai ragazzi, ma anche a me che sono più vecchio di te e pertanto Mi sa che sia coetanei, siamo mi coetanei. sa che E coetanei. pertanto ti voglio ringraziare a te, a tutta la tua scuola. E,